E ciao a tutti ragazzi, qui è Andrea che parla e bentornati in questo nuovissimo video di The Battle Cats. Infatti, oggi, in poche parole, continueremo il terzo capitolo, se non erro, sì. Perché c'è anche la... Ho fatto anche la Mongolia per prendermi il tesoro. Comunque ho 65 di esperienza, che è pochissima. Perché mi sono strapotenziato, infatti, come vedete ho il range, vabbè, al massimo, ma soprattutto ho l'efficiency al 20, il research al 20, ho potenziato un po' l'accounting, lo study, l'energy, quindi ho potenziato un po' queste cosucce. E oggi torniamo all'attacco con i nostri gattini, però, piccola cosa, qua ho modificato leggermente il mazzo. Infatti questo è il mazzo e adesso c'è il Paris Cat al posto del Ninja Frog Cat. Il Paris Cat era il Salon Cat che ho evoluto a livello 10 e adesso ve lo faccio vedere. È una delle top 10 carte, se non erro, del gioco, è veramente una delle più forti, è considerata una delle più forti. E in poche parole fa questo, guardate, facciamo circa 100 al secondo adesso di soldi. E se riesco a schierarlo, eccolo qua, è questo gatto molto particolare, che è tipo un gatto umano che vola e da colpi, da pugni, pum, così. Fa un attacco ad aria molto grande, tra l'altro, ha un raggio molto grande come attacco ad aria. E considerate che quello del Cutter Cat è considerato un danno ad area molto grosso, quindi questo è ancora più grosso, per farvi capire. Parlando di Cutter Cat, eccolo qua, sta arrivando. E la Cina dovrebbe andare giù in pochissimo tempo. Come vedete fa circa 700 di danno, che non è male, ma voi direte sì, vabbè. Cioè, le Uber sono più forti. Ovvio, ma se considerate che costa tipo molto di meno rispetto a un Uber... è tanta roba. Comunque adesso siamo anche in Thailandia, ragazzi. Vai, presto ci avviciniamo a Japan, in cui ci sarà il primo boss. Thailandia, vai. Qua mi potenzio. Ma sapete cosa? Io schiero un Cutter Cat proprio così e vinciamo in maniera proprio strasemplice, guardate. Non sono più abituato comunque ai costi così alti. Cioè, perché costano, guardate. Da 315 l'artist cat sale a 420, ok? Cioè, rendiamoci conto. Guardate, lui 7200. Questo ancora mi sa che non posso schierarlo perché non ho il wallet abbastanza alto. Purtroppo. Quindi, vabbè, abbiamo un Uber in meno, non so cosa dirvi. Perché così siamo a 5000. Mi sa di no. Vabbè, amen. Tanto alla fine, ok che non lo usavo molto, ma tanto basta solo potenziarci il wallet e poi potremo tornare a usare anche questa Uber. Abbiamo vinto anche contro la Thailandia. Dopo la Thailandia cosa c'è? La Cambogia, che si chiama Cambodia. Non ho capito bene il motivo, ma Cambodia, perfetto. Allora, volevo dirvi una cosa. Dopo il capitolo 3 di The Battle Cats, sicuramente farò Into the Future, che è un capitolo a parte del gioco basato sulla tipologia di mostri alieni, che qua non ve li ho penso mai fatti vedere, però può essere che magari ogni tanto vi porto degli episodi su questo Into the Future, giusto sui primi livelli, così capite di cosa parlano. E in più ci portiamo anche già un pochino avanti. Del resto qua in Cambogia non stiamo avendo problemi. Vabbè, abbiamo vinto. Tanto ora sono bassi, sono a 4.500 di vita. Noi abbiamo molto, molto di più, perché adesso faccio vedere che abbiamo ben 30.850 di vita. Loro ne hanno 4.500, quindi capite, no? Del resto possiamo già schierare il Cutter Cat. Per carità, il costo non è, cioè, ben bilanciato, nel senso che comunque il Cutter Cat che costa 1000, ora che mi sono potenziato non è un problema, però, insomma, capite che è comunque tanto, nel senso che dopo che schiero un Cutter Cat rimango veramente senza soldi,
Si era aperta una pagina su YouTube, ok, perfetto. Non so se voi l'avrete vista, ma qua sotto mi si era aperta. E vabbè, niente, abbiamo vinto. Volevo vedere il Cutter Cat. Ah no, sì, fa 700 di danno, mi sembra. No, scusa. Ah, il Cutter Cat ha mancato un colpo? Oh mio Dio, Cutter Cat. Ma cosa sto vedendo? Vabbè, abbiamo il nostro Paris Cat. Perché ora si chiama appunto Paris Cat, che cioè ha un mantello, non so perché si chiama Paris Cat. Normal banana? Seriamente ho trovato una banana? Una banana? Non faccio domande, non faccio domande. Va bene, abbiamo il normal banana adesso come trofeo, bello, sì, bellissimo. Allora, sono molto curioso perché voglio vedere l'ippopotamo, l'ippopotamo. Nel capitolo 3, che io avevo già praticamente vinto una volta, mi mancava solo da far la luna, come sarà? Nel senso che io so com'è, ok? Ma voglio vedere per il nostro mazzo che difficoltà è, ok? Quindi, niente, vediamo un po', vediamo quando arriveremo alla torre. Per ora voglio schierare solo il Paris Cat, l'Artist Cat e il Cutter Cat, quindi questi tre. In più ovviamente degli scudi, cioè il Wall Cat e il Macho Cat. Ok, ha schierato l'ippopotamo. Mi ucciderà il Cutter Cat da una parte, sarebbe un bene se lo facesse, perché così il Cutter Cat ora fa 3000 di danno. Però muore subito. Perfetto. Non lo so, nel senso... Cioè, ok, mi ha ucciso il Cutter Cat, va bene, però è morto subito. Quindi, vabbè, dai, non è un problema, diciamo, non è un problema, assolutamente. Vedremo poi invece con gli orsi e gli elefanti, perché quelli secondo me saranno un problema. Il Top Knot, che roba è il Top Knot? Boh, non ho idea. Vabbè, comunque, ricordiamo che io ho del leadership, quindi potrò riprendermi energia quando l'avremo finita tutta. Una volta mi sembra che i leadership neanche c'erano, da quel che ricordo. C'era l'energy recovery, quello full, che allora tu potevi o acquistarlo, mi ricordo, con i cat food, quindi non con soldi reali. Altrimenti, potevi, salendo di rank, te lo faceva sempre il fully recover. Invece adesso ti fa la leadership, che è la stessa identica cosa. Soltanto che la leadership la usi quando vuoi, l'energia fullata no, cioè il full recovery sarebbe l'energia al massimo. Vabbè, comunque siamo in Australia, eravamo in Australia perché l'abbiamo praticamente già battuta, perfetto, abbiamo vinto. Neanche un tesoro? No, invece me l'ha dato il Didgeridoo. Sì, perfetto. Singapore, vai, siamo anche a Singapore, ragazzi. Chissà dove riusciremo ad arrivare oggi. Ah, oddio, ma questo è quello che schierava tipo tantissimi stickman, è vero? Vabbè. Semplice alla fine con un Cutter Cat. Oddio, no, il Cutter Cat non è buono con il Viking Cat, che tra l'altro, ragazzi, un piccolo segreto, il Viking Cat è a livello 9. Quindi ciò cioè, dovrebbe essere una bestia, vediamo. Ok, ancora non è evoluto, so anche già la sua evoluzione, perché guardando un video l'ho scoperta. Vediamo, vediamo se noto che fa più danno. Vai, one shot i cagnolini, vero? No, invece no. Va bene, d'accordo, mi aspettavo un po' di più. Viking Cat, anche se ti stai per avvicinare a evolverti in Thor Cat, sì, l'evoluzione è il Thor Cat. Vabbè, comunque... Secondo me il Viking Cat, per essere un gatto raro, è forte, eh. Cioè, guardate che roba. Adesso no, ce ne ho due, ok, che sono lì vicini. Guarda che roba stanno facendo, stanno avanzando così, da soli. Perché, ok, c'è il Cutter Cat così, ma... Cioè, capite che stanno facendo tutto loro. Guarda, adesso inizia la schiera degli Stickman, ma non fai in tempo, perché ci sono i Viking Cat. Che adesso li uccidono tutti, guarda. Boom! In più c'è il Cutter Cat dietro che fa un disastro, quindi facilmente vinciamo. Perfetto! Easy win. Easy, easy, easy win. Allora, volevo vedere, quanto ha 29.000? Quanto serve per evolvere il Torquet?
Qua abbiamo il Farisket 80, ah, quindi quasi 100.000. Poco. Cioè, alla fine, insomma, non è molto. Maldive. Maldive. Non me le ricordavo come stage, non so il motivo, non me le ricordavo. Comunque, sì, sono quelle che schienano il Maya Alonso. Va bene, no problem. Ah, vabbè. Livello easy, io parto sempre così con questa cosa: Artisket più il Machoket e il Wulket. Vedi che io aspetto Parisket subito. Così vai, Parisket. Perfetto. Dopodiché abbiamo invece lui, cioè il Cutterket. Tra l'altro, ragazzi, off camera ho fatto un evento che è il Ghostly House Guest. Mi sembra si chiamasse in una maniera simile. Che è molto particolare come evento e mi sbloccava una carta che è il Parisket, come posso spiegarlo? Fantasma praticamente, il fantasma del Parisket. Attacca come il Parisket, ci mette molto di più ad attaccare, però è lentissimo ad attaccare. Costa di meno del Parisket ed è forte contro gli zombie. Però, ragazzi, non l'ho messo perché è veramente lento e fa abbastanza schifo. Quindi ho sbloccato questa carta, me la sono voluto sbloccare, però non so evoluta come sarà. Per ora non mi piace per nulla. Vabbè, comunque io sto aspettando, ragazzi, un evento che serve per sbloccarmi il Catburger, che è un gatto, il gatto panino, ragazzi. E perché voglio sbloccarmelo? Perché ce l'ho un po' nel cuoricino lui, per la semplice ragione che era il mio primo e unico, tempo fa intendo, fu il mio primo e unico Awakened, quindi gatto con la forma quella evoluta al massimo praticamente. E quindi mi ricordo che era abbastanza semplice in realtà fare la sua forma Awakened, quindi non vedo l'ora appunto di sbloccarlo. Perché ancora prima di finire questo capitolo già ce l'avevo, quindi era tanta roba. E io l'avevo confuso con il Cat in a Box quella volta. Infatti in un video avevo detto che il Cat in a Box si evolveva nel Catburger, ma non è vero. Mi sono sbagliato, ragazzi. E vabbè, è normale. Comunque siamo anche in Nepal, ragazzi. Oggi ci facciamo proprio un rush pazzesco. Nepal. Perfetto, non schiera niente. Cagnolino. Lo sciotto. Anche un serpente. Ecco, questo è già più un problema perché il serpente è più veloce e mi rovina un po' tutto. Ha colpito solo il cagnolino, maledizione. Va bene. Parisket. Parisket, perfetto. Comunque, guardate la vita quanto sale velocemente. Prima eravamo a 4.500, ora sono a 12.000. Cioè. Insomma, già schiera il Maya Alonso, non va bene per nulla. Vabbè, cioè morirà il Paris, cioè il Parisket, il Cuttercat. Troppi nomi dei gatti, non si capisce più niente. No, Parisket, si prende le botte. Vabbè, io continuo a schierare Parisket. Va bene, vediamo. Con il Parisket, come riusciamo ad andare avanti. Infatti abbiamo ucciso il suino. Il suino. Senza neanche usare l'aiuto di Dio. Ragazzi, l'aiuto divino. Non l'abbiamo neanche usato. Ne ha schierato già un altro. Sì, vabbè. Ti distruggo la torre prima di ucciderti, guarda. No, non stavo neanche colpendo. Perfetto. No, il Mandavotion. Perfetto. Oh, ci stanno dando tutti i tesori. Quanti tesori abbiamo? Un sacco, cavolo. Va bene, adesso andiamo anche a Dubai che schierano i pinguini. Schierano i pinguini. Potrebbe essere un problema. Oddio, ho notato adesso che Dubai c'ha un'entrata. Oddio, qua è storto, guardate. Dio mio, mi dà fastidio, vabbè. Oltre a quello, che è un piccolo dettaglio, uso sempre la mia solita tecnica, quindi andiamo con loro tre. Vai, Cuttercat, già schierato, è una Parisket, e già così dovremmo vincere. Tanto adesso schiererà il pinguino, ma il pinguino non è assolutamente un problema con la mia Parisket. Potrei schierare anche giusto uno di lui,
Viking che tanto distruggerà il pinguino. Sempre se arriva a toccarlo il pinguino, perché insomma, non è neanche detto, ecco. Comunque, secondo me, il gioco ha dei bug perché schiera il pinguino e poi ne schiera un altro. Cioè, perché ne schiera due? Io non capisco. Io ho paura che appunto abbia un bug il gioco, perché già un mio amico me l'aveva detto che c'era questa cosa che ne schierava due. Ed effettivamente, guardate che roba, ne schiera due. Cioè, come dovrei farlo? Comunque mi ha ucciso il Cuttercat. Mi ha ucciso il Cuttercat. Vabbè, poi arriva il Medalsket, che è il più forte di tutti e ammazza i pinguini nella maniera più veloce al mondo. Ho sprecato un raggio laser, perfetto. E abbiamo vinto. Guarda, abbiamo anche, guarda, ho sbloccato Resort Property, quindi la proprietà per un resort. Quindi adesso ho un resort a Dubai. Potrebbe essere interessante, molto bella come cosa. Potrebbe trarre vantaggi questa cosa. Poi siamo in Arabia Saudita che parte con un ippopotamo. Proprio, guarda, nessun. Ho ucciso off camera un ippopotamo metallico, il Metal Hippo, che per farvi capire è uno dei più forti hippo del gioco perché. Con anche le Uber super rare gli fai solo uno di danno. E questa non è una roba che dico io, è così, quindi. Guarda, l'ippo normale proprio non mi fa neanche un po' di paura. Vabbè, del resto penso che stiamo già per vincere. Boom! Yep. Ok, Arabia Saudita. Adesso schiera i pinguini. In Arabia Saudita, vi immaginate? Guarda. Il gioco ne sarebbe capace, veramente. Perché io mi ricordo in Arabia Saudita, ora che ci penso che schierava i pinguini, vediamo se è così. No, schierava un sacco di ippopotami, c'era su con gli ippopotami, evidentemente. Abbiamo vinto, direi. Yep, abbiamo vinto, perfetto. Inferior oil. Dell'olio. Dell'olio, seriamente? Cioè, mi dai dell'olio? Comunque, ragazzi, dall'Asia. Siamo già arrivati in Africa. Quindi, beh, siamo messi bene, direi. Perché poi dopo l'Africa avremo naturalmente tutta l'Europa da fare e poi passeremo all'America, che è la più difficile d'altronde. E dall'America poi passeremo alla Luna, ragazzi. E, oddio, là sì che sarà un casino. Eh sì. Comunque ragazzi, se riesco a prendere altre leadership, in teoria potremmo tranquillamente entro tre episodi o quattro finire il terzo capitolo. O comunque arrivare alla luna, quindi magari non proprio finire il terzo capitolo, ma arrivare alla luna può essere. Perché, ripeto, le cose costano molto, 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 quindi le mie Uber schierarle è un po' difficile. Però sono appunto molto preoccupato per la luna. Sicuramente poi ci potenzieremo nel mentre, quindi io continuerò ad aprire dei pacchetti così, quindi sicuramente troveremo qualcosa, però insomma, comunque già ho lo swimmer cat che è abbastanza buono contro quel boss, mi pare, quindi insomma, dovrebbe essere a posto. Anzi, lo swimmer cat dovrei proprio iniziare a potenziarmelo, ragazzi, per la semplice ragione che contro quel boss spero sia buono, perché in teoria è forte contro il floatening. Penso sia abbastanza anche tank come gatto, perché ha un'animazione molto lenta, quindi molto probabilmente è un gatto di quelli che assorbe i colpi. Quindi un gatto bello resistente. Comunque gli Stickman sono belli resistenti. Il mio Cuttercat da solo non riesce a ucciderli. Guarda che roba, boom, colpisce e non li uccide. Quindi prima non aveva mancato il colpo, semplicemente non li aveva uccisi. Cioè, che voglio dire, ma come? Dai, prima shottavi chiunque, adesso. Pff, povero Cuttercat. E anche il Madagascar penso che se ne va con il suo baobab schierato. Guarda, anche un gorilla. Guarda, il gorilla penso che ci morirà alla velocità della luce. Ci ha schierato un altro gorilla, però ha fatto il knockback, non so il motivo. Vabbè, d'accordo. Guardate quanto ha resistito il gorilla, però. L'attacco del Cuttercat, che ripeto, fa 3000 di danno. Perché vedete che ha questa freccia in su, vuol dire che fa 3000 di danno. Ha resistito, cioè, guardate che roba, gli ha fatto un critico praticamente il Cuttercat. Abbiamo attivato il Relativity Clock. Cioè, totalmente a caso ho attivato il Relativity Clock.
Seriamente? Relativity clock è quello che ci aumenta, ragazzi, la velocità nel creare gatti. Guardate quanto anche! Cioè, ragazzi, faccio un esercito. Guardate che roba! Vai, ne schiero a migliaia. Guarda che roba! Sono flash! Naturalmente, per questo capitolo sarà anche fondamentale avere i tesori attivi. Quindi tutte queste cose al massimo, così da avere proprio potenziamenti a 1000. Io posso rimanere fermo. Ah, posso anche chiudere gli occhi e continuare a cliccare. Comunque abbiamo un esercito. Tra un po' mi dirà, basta, Guns of Glory. Grazie. Mi dirà che non potrò più schierare niente perché è tutto pieno. Guarda che roba! Abbiamo un esercito di gatti. Come giustamente spiega il gioco, dobbiamo fare un esercito di gatti, quindi è normale. Comunque siamo in Sudafrica, con una torre molto particolare. E vabbè, abbiamo veramente un esercito, cavolo. Guarda, quanti saranno qua in mezzo? Quanti saranno? Voglio vedere adesso quando arriva la torre. Sicuramente schiererà qualcuno, però voglio vedere. Guarda! Guarda, facciamo tipo 300 solo con i gatti normali. Vai! Vai, ce la possiamo fare! Fire! A caso, prendo gli stickman, ucciso gli stickman, perfetto. Vai, 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 vai! Abbiamo vinto? Vinto? Vinto, perfetto. Va bene, ragazzi, io direi che perfetto, per questo video è tutto. Quindi, ragazzi, è tutto, ma prima, ragazzi, evolviamo il Viking Cat. Ricordo anche di iscrivervi e lasciare like. E boom, abbiamo il Thor Cat. Perfetto, posso anche già cercare di potenziarlo al 20, ma non lo farò. Eccolo qua, Torquet. Che bellino che è. Va bene. Comunque, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Raccomando, è tutto e ci vediamo ad una prossima puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate like ed iscrivetevi. Guardate anche gli altri video. E niente, ci vediamo ad una prossima puntata. Ciao!